Dove il seme cade. Cerchio Firenze 77, scuola del Cerchio Firenze 77, essere e divenire, a cura di VB. Nessuno si senta figli cari dispiaciuto se non è stato ricordato o se non è stato ricordato il concetto che ha espresso, o se non è stato detto che egli aveva capito bene. Nessuno si senta dispiaciuto se effettivamente non aveva capito bene. Siamo qua tutti fraternamente riuniti per aiutarci vicendevolmente nella comprensione, nel trovare la forza per poterla dare agli altri. Perché vi ricordo che, insieme alla discussione dell'insegnamento, che a taluno e talvolta può sembrare ed essere accademica, assieme alla discussione dell'insegnamento, cioè figli, la ragione di ricaricare le vostre energie, di darvi forza per la vita, che è altrettanto importante. Ogni aspetto dei temperamenti è qui contemplato. Quello dell'azione, dandovi forza nella sicurezza. Quello della sapienza, del ragionamento, attraverso al ragionamento degli insegnamenti, ma anche quello mistico, perché noi stiamo qui assistendo ad un fatto essenzialmente mistico, miracoloso, eccezionale e rarissimo. Perché voi e non altri non ha alcuna importanza dove il seme cade. Perché noi e non altre entità non ha alcuna importanza chi getta il seme, ma è importante il seme e uno che lo getti, e un terreno che lo riceva, qualunque essi siano.